Dicono che sono passati gli stripper maschi dietro la live. Cosa? Dicono che sono passati gli stripper maschi dietro la live tua. Probabile, allora. È contestualizzato? No, è più contestualizzato di. No, non è che sono diventato un freebootatore, sono diventato. Stiamo parlando di Ercole che ieri è stato bannato. E poi voglio dire una cosa, quindi vediamo cosa è successo. Cosa è successo? Ercole e Social Boom hanno pensato bene di andare in live in un nightclub. Furbizia, portami via. Ma andiamo avanti, andiamo avanti. Ok, cioè nel senso. Effettivamente. No, ma comunque coprivi tu quella tua live. Io non li ho coperto perché ho detto, boh, non sa mai, non so. Ma tu lo inquadra te stesso, la parola sei lì. Allora, se fosse così come hanno detto loro, vuol dire che entro 20 minuti dovrebbero bannarmi. Dovrebbe fare. Speriamo di no, dai. No, però nel senso, se così fosse dovrebbe funzionare. Lo sai chi mi hanno bannato stasera? Sai che uno gli ha scritto sì, ma erano nudi, non è contestualizzato. Ma voi non lo vedete, ma egomaniaco gli ha scritto sì, ma erano nudi, non è contestualizzato. Frate, ma non può. Vabbè, poi dico la mia. Hanno banato stasera. Così, ma capito un cazzo. Sai che hanno banato stasera? Diciamo buonasera. Chi? Diciamo buonasera. Ma chi è? Il Harry Potter dei poveri. Pensate la casualità, sta a ridere, sta a festeggiare perché hanno bannato Gian Buonasera. E poi subito dopo hanno bannato a lui. Meritatissimo! No. Meritatissimo, ma sì! Dopo quella cosa che ha fatto con le due persone anziane, per me. Cioè, non so per cosa l'hanno bannato. Qui Doretta, cioè nel senso, guarda, ha fatto quella cosa Gian Buonasera che abbiamo visto in live, a me mi è stata troppo sul cazzo quella cosa. A romper cazzo a due anziani, dica la verità. A me mi è stato sul cazzo, raga, che vedo di. Cosa l'hanno bannato? Perché respira probabilmente. No, non lo so però. No, ma lui vediamo perché si sbaglia secondo me. Guarda Leonard. No, vabbè, scusate, ma io voglio far vedere una cosa. Leonard che scrive: io Ercole nel dubbio ho segnalato. Che pezzo di merda, Leonard. Che pezzo di merda. Anche se, raga, anche se magari non fa contenuti che. Anche se magari non fa contenuti che vi piacciono, però è sempre un lavoro. Cioè, capito? Voglio dire. Io non la farei mai a segnalare uno streamer. Io solo Livio voglio segnalare. Non è vero. Non è vero. Anche ce l'avrò perso. Perché l'hanno mandato? Non lo so, mi hanno mandato due vocali, ma chiamate, non posso ascoltare che. Facciamo che ce ne sbattiamo il cazzo. Secondo ma me per è The World. Beh, certo, però quello non c'è, ci mancherà che. Nuova raccomo, faccio una raccolta per pagare la scorta a Leonard. Mo so vede Ercole che tanto vedrà Leonard, so cazzi tua. Frate, ci può essere sempre scritto più 18, ma se esce una zina. Mo vi spiego tutto. Bannato Ercole? Eh? È ancora attiva? Certo, poi hai guardato. Adesso guardate. Non sembra uno sketch, non lo so. Vediamo subito. Non è uno sketch. Sono bannato Ercole. No! Tacci, tu mi fa bannare pure a me Social Boom. Impossibile! Sono in live? Me la succate con la rincorsa, porca puttana. Sei bannato? Ma va, impossibile. Sei bannato, controlla. Me la succate con la rincorsa. E poi pam. Impossibile. Grazie per 100 date. Prendo le distanze io. Ercole, con la cappa. Ercole, così? Sì, esatto. Come è possibile che sei in live, però? Ma io no, a me non mi bannano, cioè sta scoprendo adesso, è la roba di ora, non so. Ma poi è nato per cosa? Non... Per cosa? Esci da una zinnona? Per cosa? Non ho idea. No. Mi sa che ragazzi, siamo ieri, ci stanno mettendo un casino. Yeah. Ah, aspetta, ok, se può far vedere. Cosa? Come è possibile che sei in live, però? Ma io... No, a me non mi bannano, cioè sta scoprendo adesso, è una roba di ora, non so. Ma poi è nato per cosa? Non ho idea. Per cosa? È arrivata una, ha tirato giù il coso, ha fatto vedere una zinna che pareva un meloncino dalla Sicilia. Per cosa? Si è visto, regà. No.
sa che è vero, Muta. Ma è impossibile. Muta un attimo. Eccoci ragazzi, siamo io e Emil, ci stanno divertendo un casino. Yeah! Yeah. Che bello! Si sboccia! Allora ragazzi, io non so se il ban di Ercole è permaban, ok? Però vi posso dire una cosa, Twitch non accetta e non tollera nudità. Era stata permabannata Gioia Grammatico, poi non so se grazie a Fuse, comunque agli Elite, per una tetta di un video, ok? Era stata permabannata. Fortunatamente adesso l'hanno rimessa in gioco. Poi Audrey, cioè Audrey ragazzi, M. Audrey, che per adesso è perma. Naturalmente queste persone che vi sto dicendo non hanno la partner. Io non auguro a nessuno il perma, manco a Ercole, vi dico la verità, perché capisco che magari per loro è un lavoro, però devono stare attenti, l'ho detto mille volte. Allora, scusami, ma tu che fai live, porco Dio, cioè, ma mo una cosa che voglio dire, ma come cazzo fai ad andare a un nightclub? Due ragazze che non hanno la partner erano state bannate perma. Vabbè, Rosario fu bannato perma. E ve lo dico, Twitch non accetta nudità. Io non so se Ercole è perma, però da come ha agito Twitch in quest'ultimo periodo è un macello. Perché se Twitch la prende come... ha fatto con Audrey, quasi sicuramente è perma. Perma vuol dire che un po' fa più live. Io spero di no, perché so che è un lavoro. Audrey, ragazzi, l'avete visto nel live del Gabrone. Io ho detto, raga, occhio. Io ho detto pure a Audrey, occhio con ste cazzo di Ottab. Stai attento. Così t'ava a cercare, però. E mo' è arrivata quella. È normale, se stai in un nightclub così, quella ti tira fuori a zinna. Ma che fai? Da quanto sarà un nightclub? Non so se... chiamiamo Chris, ma... Niente, mi risponde, se starà a fare un bisteccone. A me mi risponde nessuno, ma com'è? Ma perché a me non mi risponde? Che ho fatto io di male? Perché non mi risponde nessuno a me? Sono una persona gentile. De gentile. Frate, a me mi hanno detto che è un night. Può essere pure che non è vero, però che ne so, una si tira fuori. Anzi, io non lo farei mai in discoteca, ste cose. O live in Erna, è troppo pericoloso, troppo. Oi, bro, com'è? Bene. No, sto in live, Carcola, te lo dico. Ah, ok, sì, anche noi. Senti, no, volevo sapere, no, perché noi stavamo a capiglieri di sto ban, di sta cosa. Ma dove cazzo stavate? A un night? O era una discoteca? Ma il ban di Ercole? Sì, ma dove stavate? In un night o una discoteca? No, era una discoteca che aveva fatto una nuova apertura. Ah, io pensavo che era night, perché ho visto la Zinnona là. Pensavo che era night. No, ma hanno detto che era un night. Era un posto un po' strano perché ci davano anche... era un po' strano, c'erano i ballerini un po' nudi. Ah, ho capito. Allora per questo mi hanno detto che un night. Invece era la discoteca. No, era una discoteca. Sì. Ah, ok. No, infatti ho detto chiamammo Chris, così almeno sappiamo più che altro. Perché se io dico che è night e poi non è night, allora chiamiamo Chris e glielo chiediamo a lui. No, era una discoteca normale. Quindi stavano in una discoteca. Stavano in una discoteca dove giravano nudi. Ma che discoteca? Una discoteca un po' strana. La Rubi, guarda, è sponsorizzata dal locale in cui erano. Ah, era uno sponsor? Ah, però sì, porco Giuda. Secondo me ti devi informare. Perché se girano nudi e stai su Twitch, porco due, ti chiami proprio il perma così. Lo chiami proprio così, la cosa. Io ragazzi, sono sincero, non riesco a essere cattivo. Ercole ne avrà fatte pure tante, però il perma secondo me... No, raga.